Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video sui dettagli e miti nei videogiochi di Dragon Ball. Mi raccomando, lasciate ora un poderoso like e se vi va, dato che molti che guardano i miei contenuti non sono iscritti, di farlo per supportare quello che faccio. Detto questo, un grazie a tutti voi e adesso direi che possiamo cominciare. In Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 su alcuni personaggi c'erano dettagli che poi senza motivo hanno tolto in Tenkaichi 3, ma si saranno dimenticati. Sto parlando di alcune animazioni di salto che possedevano specifici personaggi, come Tao Pai, Maestro Muten, Nonno Gohan, Jirobei e Goku Kid. E in alcuni di questi si poteva intravedere anche un gadget speciale, come il bastone di Maestro Muten e il bastone magico di Goku. In Budokai Tenkaichi 3 c'è un dettaglio su Gohan ragazzo. Andando a rivistare tra i suoi costumi ho potuto notare che i modelli sono uguali a parte l'outfit diverso. Ma c'è un'altra differenza. Ti do dei secondi per notarla. Esatto, i capelli, che sono ripresi direttamente dallo Special TV di Bojack, che vi invito a recuperare perché merita un sacco. Vi ricordate il cubo che il Kaioshin lanciò a Gohan per testare la resistenza della spada Z? Beh, quel blocco è fatto di un materiale chiamato Kachin, o Kachinite, ovvero il metallo più duro dell'universo. E possiamo notarlo nel moveset di Kaioshin, dove se farete la mossa per sbattere a terra l'avversario, ecco che per farlo userà proprio il blocco di Kachin. Conoscerete tutti Arale, ovvero la protagonista del manga e dell'anime dell'universo fantastico di Turtle Slump, ideato da Akira Toriyama. Arale ha un carattere molto introverso ed esuberante, ma soprattutto forza e velocità sovrumane, che vengono riportate anche su Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Infatti, se vi ricordate, nei video precedenti abbiamo parlato dell'Hyper Armor, dei vari personaggi come Giganti e Broly. Beh, dovete sapere che Arale è in grado di stravolgere le leggi della fisica, distruggendo ogni logica, permettendogli di infrangere qualsiasi Hyper Armor, rendendola un personaggio molto versatile. In Dragon Ball Burst Limit c'è un dettaglio a cui non avevo mai fatto caso, e di questo ringrazio il canale americano di Katazi, che vi invito a seguire. Sto parlando dei famosissimi colpi critici, anche detti pugni allo stomaco, ormai famosi in Dragon Ball, e Freezer ne sa qualcosa. Pugno al rene! Pugno al rene, pugno al rene, pugno al rene! Pausina! Pugno allo stomaco! Viscero sangue! Ma tornando a noi, in Dragon Ball Burst Limit vengono evidenziati questi colpi critici attraverso una specie di deformazione proprio come avveniva nell'anime. In Dragon Ball Sagas, un gioco che ho recentemente portato sul canale, possiede un dettaglio che non hanno tutti i videogiochi di Dragon Ball. Infatti, se dovessimo scegliere come personaggio giocabile Gohan Mirai, beh, eccolo che apparirà senza braccio, ed è fighissimo, o almeno per noi. Credo che a lui non faccia tanto piacere, ecco. Dettaglio che non è presente però in Tenkaichi 3, anche se il suo moveset consiste nel combattere solo con un braccio, mentre l'altro lo tiene come se fosse spezzato, e che praticamente non userà mai. In Dragon Ball Budokai 3, se si utilizzava la Kamehameha istantanea di Goku, ogni nemico tenderà di colpirlo con un Ki Blast. Quindi mi son chiesto, ma Videl, che non possiede questa capacità, cosa potrà fare? Scopriamolo! Beh, a quanto pare rimarrà impassibile, quindi ho deciso di provare anche con Mr. Satan. Beh, lui si limiterà a rimanere in una posa molto nostalgica. Il Taioken può fermare qualsiasi attacco. Infatti, se un nemico vi sta per lanciare un attacco, qualsiasi voglia, non potranno nulla se avrete Taioken. Infatti non solo l'avversario verrà accecato, ma il suo attacco verrà annullato. Ma allora mi chiedo, dato che negli scorsi video abbiamo visto che il Taioken non ha effetto su personaggi con gadget, come occhiali o qualsiasi copertura agli occhi, potrà mai funzionare questo dettaglio con loro? Scopriamolo! Beh, a quanto pare sì. Come ben saprete, gli androidi come Dr. Gero, C19, C18, 17 e così via, non posseggono un'aura essendo androidi. Di conseguenza, nei vari videogiochi di Dragon Ball non possono caricarsi. Nei Budokai possono, ma non manifestano nessun'aura. Nei vari Tenkaichi possono, diciamo, solo andare in alta tensione. Ma niente più. Ma il dettaglio più figo sta in Dragon Ball Ultimate Tenkaichi, anche detto Ultimate Sasso Carta Forbice. Infatti in questo gioco, quando con un androide ci si ricaricava, apparivano delle scintille elettriche a simboleggiare il fatto che loro non siano umani.
In Dragon Ball Rishin Blast, durante l'esecuzione di alcune supreme, esse avvenivano con animazioni che richiamavano l'anime in tutto e per tutto. Per esempio la Kamehameha furiosa di Goku contro Freezer, dove se dovesse colpire il nemico, esso farà la stessa posa di quella di Freezer. Ma non solo, anche il cannone speciale di Piccolo, se verrà eseguito, possiamo vedere spuntare Goku che afferrerà l'avversario alle spalle, proprio come avveniva nell'anime, durante lo scontro con Radish. In Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 era possibile, durante una combo, tramite la pressione di quadrato e triangolo, di fermare la combo e di entrare in una sorta di guardia che, se triggerata, respingeva il nemico. Essa avveniva attraverso una specie di posa difensiva, con animazione uguale per tutti, più o meno. Infatti esisteva un personaggio che possedeva un'animazione tutta sua, ovvero Gogeta di quarto livello. Infatti il suo contrattacco avveniva attraverso una provocazione che tutti conosciamo bene, ovvero il famoso prurito alla schiena, utilizzato durante l'anime per sbeffeggiare Omega Sharon. Ricorderete tutti che in Tenkaichi 3, se si è dentro l'acqua, la ricarica del Ki avveniva in maniera molto lenta. Questo dettaglio è stato aggiunto forse per non rischiare che qualcuno durante il game rimanesse dentro l'acqua a camperare, dato che era molto difficile poi prevedere le mosse del nemico, dato che non era molto visibile dentro l'acqua. Tuttavia i Cybermen sono gli unici personaggi nel gioco a non subirne gli effetti, boh, se li saranno dimenticati. O forse i Cybermen avranno qualche legame con l'acqua. Vabbè, sto fantasticando. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli!